Buonasera a tutti, io sono in un grande imbarazzo, una grande difficoltà, non mi aspettavo il premio, sì, perché me l'avevi preannunciato, ma... Ho dovuto faticare, non lo voleva, Perché con noi il nostro arcivescovo e tante autorità, tanti amici con i quali abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita, perché ormai sono abbastanza fine corsa e quindi... Quello che dovevamo fare abbiamo fatto, cerchiamo di averlo fatto al meglio, di aver lasciato un buon ricordo. Ho un primo sentimento di grande gratitudine nei confronti della Fondazione Ambrosianeum per avermi dato questo premio nel nome di Giuseppe Lazzati. È già stato detto, ma nella mia gioventù Lazzati è stato un testimone, è stato un esempio di impegno civile di un cattolico impegnatissimo, la Costituente, in un momento delicato politicamente, direttore dell'Italia, dove c'erano discussioni non banali su quale doveva essere la prospettiva del nostro Paese, le alleanze politiche. L'Italia rappresentò sotto la sua direzione un momento molto importante di definizione, di approfondimento di questo tema importantissimo che era quello delle alleanze politiche del futuro del nostro Paese. Io ho un ricordo personale del professor Lazzati quando, perché già nel mio collegio avevo incominciato, era l'ultimo anno, a essere un po', come dire, colpito dal virus. Allora non era la politica, era l'impegno nel sociale. Io ho studiato per una vita al Ballerini di Seregno, per cui ho accompagnato il mio rettore in questa casa, so di aver fatto due o tre piani, un paio di piani, in questa casa dalle parti di via di Porta Ticinese, per invitarlo a venire nel mio collegio a tenere una relazione a noi degli ultimi anni del liceo sull'impegno civile, l'impegno dei cattolici, cattolici e laici, perché questo era pure un tema allora di grande attualità. Quindi darmi un premio nel nome di Giuseppe Lazzati mi onora, come voi potete ben immaginare. Devo anche essere grato alla Fondazione Ambrosianeum, che in questi anni, lo ha ricordato di sfuggita Marco Garzogno, ha rappresentato nel panorama delle istituzioni civili, sociali, culturali, ha rappresentato e rappresenta, tra l'altro, una fondazione fondata da Lazzati, Falk e Cardinal Schuster. Diciamo, la fondazione Ambrosianeum in questi anni ha rappresentato, attraverso, soprattutto lo ha ricordato Marco, questo rapporto annuale, un momento importante di conoscenza della realtà sociale, istituzionale, economica, culturale che viviamo, e anche come stimoli, come sollecitazioni a istituzioni pubbliche e private di un impegno che non poteva essere, come dire, non assunto. Vorrei citare alcuni titoli di questi rapporti a conferma delle mie affermazioni. Milano risponde alla crisi, Milano una welfare city, Milano dentro la crisi oltre, Milano la metropoli si fa universale, Milano città metropolitana e cultura da vivere, del vivere contemporaneo, la grande Milano alla prova del futuro, idee e culture per un new deal. Temi tutti molto impegnativi, Marco. E devo anche dire che la nostra fondazione, in alcune di queste ricerche, tu ne sei a conoscenza, ne abbiamo anche parlato, di alcune di queste ricerche, di questo rapporto, ho fatto anche utile memoria per alcune scelte e alcune nostre attività di Fondazione Carpio. Naturalmente sarebbe bello, come dire, ricordare, come dire, la giovinezza, il collegio Ballerini, preti, laici, fantastici, educatori, che stimolavano molto
la gioventù di allora, insomma, in questi nostri collegi, l'impegno politico, cioè, però devo farla molto breve, se no vi stufate e perdo tutto il vantaggio dei premi che mi avete assegnato questa sera. Vorrei dire che facendo un po', non so la parola forse impegnativo, consuntivi, ma i consuntivi li farò quando smetterò di avere l'impegno pubblico, ma voglio dire da dove sono nato, da dove bambino ho visto la fatica dei contadini, che io sono nato alla Cascina Piatti di Turate per capirci, no? La fatica di questa gente, che però aveva un senso, come dire, dell'onestà, la parola, allora ma che notà, insomma, l'onestà, ma avevano il senso della comunità, che è una cosa che mi ha seguito in tutta la mia vita. Se uno stava male bisognava tagliare il fieno, perché se poi pioveva che lo rovinava, gli altri gli davano una mano. Questa era la comunità, ma era anche la solidarietà. Solidarietà che trovava in quei preti, tengo a dire che è diocesi di Milano, io ho sempre rivendicato di essere un ambrosiano, no? Ad Appiano Gentile, poi lo studio stava a Como, questa era un'altra storia, e questi preti, che questo senso della solidarietà, hanno inventato le cooperative di consumo, le mutue, perché non c'era nessuno diciamo, strumento per le malattie, no? Che inventavano delle cose incredibili quando questi contadini avevano delle situazioni difficili, la morte per esempio di una mucca era un disastro per una famiglia, che la mucca dava il latte, faceva il burro, aveva il vitello, vendeva il vitello, i pochi soldi, se no era tutto in natura, pagavano gli affitti in natura col grano. E questi preti che si inventano questa cooperativa per cui se capita questa disgrazia tutte le famiglie si quotano per una certa quantità, diciamo, di carne in modo da dare i soldi al contadino per poter rimpiazzare. E queste cose ti seguono nella vita. La comunità. E oggi in Fondazione Carico, devo dire, noi eroghiamo tanti soldi, facciamo tante cose importanti, per esempio nella ricerca, l'ambiente, l'arte e cultura, vedo qui in sala diversi colleghi, il Don Gino che è un pericolo pubblico numero uno quando viene a proporti le sue iniziative, no? Vedo Mozzanica, vedo Frattini. E noi in questi anni siamo stati una fondazione, dico subito, per merito di chi ci lavora. Noi abbiamo una squadra, consentitemi questo termine, di assoluto valore, di grande qualità. Poi certo la Commissione Centrale, il Consiglio, il Presidente deve avere delle idee, deve sapere dove condurre questa squadra, deve fare delle scelte, deve affrontare temi che all'apparenza sono temi senza risposta. Pensate all'invenzione dell'edilizia sociale. C'erano dei matti, avremmo distrutto il patrimonio della fondazione, il mercato immobiliare, ma noi avevamo capito che è una domanda sociale alla quale nessuno stava dando risposta. Studenti universitari, giovani coppie, anziani, immigrati che lavorano, che possono pagare un canone, ma non quello del libero mercato. I giovani professionisti che neanche più riescono ad accedere per l'abitazione ad affitti a libero mercato. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo capito che lì si poteva fare e grazie a chi lavora in Fondazione Carico questo poi oggi è un programma nazionale di grande. Quindi affrontare temi, esplorare strade, erogare soldi è un mestiere relativamente facile, bisogna farlo bene, ma non è che ti esalta tantissimo. Ti esalta se accanto a questa attività tu hai sempre una capacità di innovare in questi settori. E l'innovazione ha portato ad avere, ecco che torna fuori la parola di quella solidarietà che io ho visto nella mia infanzia, ti torna fuori la parola comunità. La fondazione di comunità, che anche questa è un'iniziativa
che abbiamo inventato in questa nostra fondazione, oggi è a livello nazionale, anche la Fondazione Conosciut sostiene la comunità, il welfare di comunità, perché la comunità è un territorio, è un luogo dove vivi, dove hai relazioni, dove vedi la condizione di quelli che stanno bene, quelli che stanno bene, che suscita la solidarietà. Se tu questi che vivono nella comunità li chiami attorno a un tavolo, fai in modo che tutti partecipano a dare una mano perché migliorino la solidarietà. Comunità e solidarietà, le due parole. E accanto a tante cose importanti abbiamo sempre avuto chiaro che una funzione, un obiettivo irrinunciabile di una fondazione come noi è quello di fare in modo che nelle nostre comunità la coesione sociale non deve essere un obiettivo, ma una condizione di vita di chi ci vive. Chiunque viva in una comunità, sia esso uno come noi, una condizione di normalità, ma anche chi è in una condizione di fragilità, in una condizione di disagio, di minoranza, di minorità, di svantaggio. Chiunque viva in una comunità deve essere sempre sentirsi pienamente realizzato. E questo naturalmente vuol dire che la povertà infantile, familiare, la condizione del disagio giovanile, la fragilità dei nostri anziani, la condizione di integrazione di chi viene fuori dalla nostra comunità ma ha una voglia grande di integrarsi, noi dobbiamo creare le condizioni perché possano integrarsi, noi non condannarli all'emarginazione e al ghetto, e tutte queste sono assolutamente priorità che stanno, forse vengono prima della ricerca, dell'ambiente, dell'arte e cultura, che hanno pari dignità nella nostra azione, ma questi problemi sociali nella nostra Fondazione Caripro sono sempre stati problemi che hanno visto una particolare attenzione e soprattutto delle iniziative con obiettivi forse ambiziosi di dare risposte a queste bisogni sociali. L'ultima è questa della povertà infantile a Milano. I 21.000 bambini in condizione di povertà assoluta a Milano. Nessuno ci credeva. Ancora oggi quando diamo questo dato molti dicono ma è proprio così, sì è proprio così. E noi la povertà infantile, questo è l'obiettivo della Fondazione Caripro, nei prossimi 3 anni con una collaborazione forte con il Comune di Milano, una collaborazione con quel tessuto, ecco la comunità che torna fuori, quel tessuto per fortuna di associazioni, altre fondazioni, ONLUS, imprese sociali, cooperative sociali che stanno già sul territorio, ma che oggi fanno solidarietà, fanno compattezza, perché in 3 anni questa povertà da Milano deve sparire. Questo è un po' quello che abbiamo pensato.